molti di voi già la conoscono in quanto siete in qualche modo coinvolti o nella terza edizione o nella quarta, però comunque c'è anche qualcuno che in realtà è venuto per assistere alla presentazione dei progetti. Siamo Beni Culturali è un concorso che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani al patrimonio culturale del loro territorio, rendendoli protagonisti attivi. Quindi l'obiettivo è sostanzialmente rinnovare il rapporto tra i giovani e i musei, che come ben sappiamo è un musei e archivi e appunto beni culturali, perché come sappiamo bene è un rapporto abbastanza difficile, soprattutto finite diciamo, le scuole primarie, i ragazzi comunque sono portati dalla scuola, dopo che è un rapporto che si va un po' dilatando e probabilmente perché i giovani non si sentono sufficientemente coinvolti dalle istituzioni. Quindi questo diciamo il nostro obiettivo è proprio dare l'input alle istituzioni culturali di coinvolgerli attivamente. E inoltre lancia una sfida un po' questo progetto. La sfida è che i beni culturali non sono solo visti come luoghi dove si imparano delle competenze, delle conoscenze disciplinari, ma proprio si apprendono delle competenze personali, sociali e civiche che saranno quelle sostanzialmente che servono per sviluppare l'individuo e che l'Unione Europea ha individuato come fondamentali. Quindi ogni anno noi cosa facciamo? Lanciamo questo concorso in cui chiediamo a un archivio, a un museo, di mettersi in partenariato con una scuola del territorio per presentare un progetto che verrà svolto l'anno successivo con la partecipazione dei ragazzi. I progetti che si partecipano sono molti, come potete immaginare, siamo dai 60 agli 80 e noi circa ne selezioniamo 15 a ogni edizione, con una selezione anche abbastanza difficile in cui teniamo presente l'originalità, il coinvolgimento del territorio circostante e soprattutto quanto i ragazzi sono realmente attivi nello svolgere il progetto. Il supporto che diamo noi è un supporto finanziario, un supporto in termini di documentazione e di diffusione del progetto. Perché per noi è importante che questi progetti alla fine diventino dei modelli per altri progetti anche non finanziati da noi. I numeri che, diciamo, a cui siamo arrivati sono molto alti perché abbiamo già terminato con questa edizione 3 edizioni, più una supplementare rivolta ai comuni colpiti dal sisma, che è stata presentata il 29 ottobre scorso a Carpi e ha coinvolto circa 2000 ragazzi e ragazze ogni edizione, con centinaia di enti in tutto il territorio regionale. Ora siamo alla quarta edizione, i progetti selezionati quest'anno sono 15 e verranno presentati tra poco dai responsabili dei servizi archivi e musei dell'Istituto Beni Culturali. Quali sono i benefici che per noi questo progetto ha? Fondamentalmente per gli insegnanti e gli operatori culturali vi è uno scambio di idee, di pratiche educative che noi cerchiamo di sviluppare molto, soprattutto con questa opera di documentazione a cui siamo assistiti dal MODE, che poi sentiremo dopo, dal Museo Officina dell'Università di Bologna, che si occupa proprio di educazione e ci aiuta a far sì che ci sia una riflessione proprio sulle metodologie educative tra i due partner. Per le istituzioni culturali, perché in questo modo si avvicinano al territorio e anche quindi rafforzano il rapporto con la comunità locale, ma anche con voi giovani sostanzialmente, perché li aiutate, avete un ruolo fondamentale nell'aiutarli a creare una comunicazione innovativa che può servire anche per coinvolgere altri giovani. Poi ovviamente per le scuole che hanno, vi offriamo un luogo al di là dell'aula scolastica, al di fuori delle mura scolastiche, un luogo aperto di apprendimento informale che gli consente di fare, crediamo, una didattica abbastanza innovativa. Gli studenti naturalmente non
dovete dirlo voi e ce lo direte tra poco. Comunque credo che per voi sia una grande opportunità di veramente riappropriarvi dei beni culturali del vostro territorio, facendo qualcosa di veramente importante, perché siete voi che progettate, che realizzate e comunicate i prodotti che fate, che sono alcune volte veramente straordinari, degni, diciamo, di prodotti fatti e realizzati da veri professionisti. L'edizione che andiamo a presentare oggi, quella, la terza edizione, come ha già detto il nostro Presidente, è la più numerosa di tutte, perché ha coinvolto 20 progetti, con 1500 ragazzi e ragazze e 30 scuole, 30 istituzioni scolastiche e 60 scuole, e 60, scusate, 60 musei, archivi e istituzioni su tutto il territorio. Ci sono alcuni elementi che ritornano costantemente nei nostri progetti, che sono la multidisciplinarità, la multiculturalità, il dialogo tra le generazioni. Ci sono alcuni elementi invece che sono specifici proprio di questa edizione e mi piace, anche se dopo vedremo un video che li riporta un po' come parole chiave, come slogan insieme alle immagini, mi piace portarvi la vostra attenzione su alcuni punti. Uno è che in questo caso la collaborazione è addirittura stata sovracomunale tra i territori, cioè molti territori, per esempio nel progetto di Verti, sono tutti i territori coinvolti, tutti i comuni coinvolti nel Verti agricoltore, nella parte di Verti agricoltore, oppure sono stati progetti che sono stati pilota per unioni di comuni, come la Valsamoggio o la Vanarecchia. I sindaci e gli assessori in questo caso si sono talmente, diciamo, stati coinvolti che in alcuni casi hanno proprio loro personalmente investito i ragazzi del loro ruolo strategico sui beni culturali, credo dando un'importanza ancora maggiore per loro, insomma. E poi altri progetti interessanti di questa edizione sono stati quelli che, cioè, al di là di tutti, hanno sono progetti inclusivi, perché da tutte le vostre valutazioni viene fuori che anche i progetti in cui ragazzi magari che hanno più difficoltà di apprendimento, sono più svogliati o non hanno voglia magari di partecipare attivamente ad alcune attività tradizionali, questi progetti danno il meglio di sé. E quindi questo, diciamo, credo che sia una grande soddisfazione anche per gli insegnanti. Ma alcuni progetti hanno addirittura lavorato sull'accessibilità e sulla rottura, diciamo, delle barriere che non consentono, per esempio, alle persone, ai non vedenti, di accedere ai beni culturali. Quindi rendendo, diciamo, ancora più questa è la raccomandazione dell'UNESCO, che chiede che tutti abbiano la possibilità di partecipare alla vita attiva e culturale del proprio territorio, rendendolo, diciamo, proprio un dato di fatto, una cosa concreta. Infine metto l'accento su questo, sul rapporto, cioè sul fatto che in questi progetti è molto forte il rapporto con il paesaggio culturale. Molti musei e molti archivi sono usciti dalle loro mura, sono diventati proprio dei veri presidi territoriali, hanno creato intorno a sé quelli che potremmo chiamare, definire delle comunità di paesaggio, rendendo il paesaggio culturale, diciamo, l'oggetto vero della valorizzazione. Questo ha fatto sì che noi ci siamo uniti come IDC, perché IDC da sempre, diciamo, il rapporto con le istituzioni e il territorio è fondamentale. Ci siamo uniti ai come International Council of Museums, che ha come tema musei e paesaggi culturali per la conferenza mondiale del 2016, e molti progetti di quest'anno sono rientrati nel censimento delle buone pratiche che verrà presentato in quel contesto. E questo è un invito che rivolgeremo anche ai progetti della quarta edizione, perché anche nella quarta edizione questa componente è molto forte. In più, i ragazzi che sono partecipi di queste edizioni vengono invitati dal MODE a partecipare a un'iniziativa che è lo scatto culturale, che chiede ai ragazzi proprio di lavorare con una fotografia o con un video su questo tema. Bene, adesso mi rimane che ringraziare ovviamente
ragazzi, i dirigenti scolastici che li hanno sostenuti, gli operatori museali e soprattutto voi ragazzi, perché con la vostra passione, diciamo, il vostro coinvolgimento emotivo date l'info al progetto. I nostri partner, che come abbiamo visto sono l'USR, in questo caso l'assessorato per l'agricoltura, abbiamo dei progetti speciali quest'anno nella terza edizione, due inseriti nel progetto europeo CEC e uno finanziato da Genis Bologna. E poi soprattutto i colleghi, molti li vedrete avvicendarsi su questo tavolo oggi, ma ce ne sono tanti altri nel back office, diciamo, che fanno un lavoro altrettanto fondamentale. Non li ringrazio tutti perché ne dimentico sempre qualcuno e dopo ci rimango male, per cui li trovate tutti elencati nel colophon e niente, a questo punto io passo la parola senz'altro al mio direttore dell'Istituto Beni Culturali, Alessandro Tuttini, che in questa veste, diciamo, oggi rappresenta anche il sovrintendente ai beni librari e archivistici, che vi presenta i progetti vincitori della quarta edizione della sezione archivi.